Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Buona domenica a tutti. Ancora con il risorto in questa domenica quarta di tempo di Pasqua, ma non si parla più di apparizioni. La comunità credente nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 riprende la figura del buon pastore. Gesù parla ai farisei nel Vangelo di Giovanni e descrive i sedicenti pastori di Israele come dei lupi, dei ladri e dei briganti. Ladri perché prendono ciò che non è loro e briganti perché usano la violenza. Ora Gesù invece si presenta come il pastore legittimo, l'autentico pastore, mentre gli altri sono appunto briganti e ladri. Perché è un bel pastore, un buon pastore? È il legittimo pastore perché entra dalla porta e le pecore ascoltano la sua voce. Ecco, il gregge è immagine del popolo, ascoltano la sua voce. La gente cioè riconosce le parole di Gesù, cioè Gesù corrisponde al bisogno di pienezza di vita che ci sta nel cuore dell'uomo. E lui va incontro e le pecore capiscono e comprendono, cioè uomini e donne che hanno sete di vita e Dio intercetta il bisogno e la sete degli uomini e delle donne di ieri e di oggi. Questa è la forza del messaggio di Gesù. Quando si ascolta questa voce si vede nel messaggio di Gesù la risposta al proprio bisogno di pienezza, perché Gesù instaura con ciascuno una sorta di rapporto personale, perché chiama le pecore per nome e le conduce fuori. Questo è il rapporto personale. Conduce fuori le pecore. Questo verbo condurre richiama l'Esodo. Dio attraverso Mosè aveva condotto alla liberazione il popolo e li ha condotti fuori da un recinto, fuori da un modo di vivere la religione, fuori da un modo di essere oppressi. Quindi toglie il gregge dal recinto per dare una piena libertà. Infatti scrive l'Evangelista nel Vangelo: ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Poi Gesù sembra dare un consiglio: un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui. È interessante, Gesù indica che le pecore non seguiranno la voce dell'estraneo, anzi, queste pecore scappano dall'estraneo perché non conoscono la voce degli estranei. Le pecore, il gregge, il popolo conosce la voce di chi le ama, ma non la voce di chi le vuol sfruttare. Ecco, sono estranei. Perché sono estranei queste voci? Perché non ascoltano il popolo, non sono vicini alla gente. Ecco allora che il popolo
poi non ascolta la loro voce perché non hanno nulla da dire loro. Papa Francesco dice che il popolo ha fiuto delle cose vere, sente dove e chi ascoltare, ma questi, i farisei, non conoscono la voce del popolo, perché sono lupi. E Gesù disse loro, a questi farisei, un'altra similitudine, molto chiara e anche molto severa: come mai non capiranno di cosa parla loro? Come mai non capiscono? Perché non sono le sue pecore. E i farisei non entrano in intimità, in relazione, in sintonia con le pecore, perché? Perché hanno timore di perdere tutto, perché hanno paura di mettersi in sintonia con le pecore, perché pensando di mettersi in sintonia con le pecore pensano di perdere tutto, di perdere il loro potere, il loro prestigio, e anziché dominare devono mettersi, come sta facendo Gesù, a servizio degli altri. Gesù usa ancora un'altra similitudine, la similitudine della porta. Io sono la porta. Io sono la porta delle pecore. E tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Ecco la constatazione, le pecore non li hanno ascoltati. Allora il popolo soggiogato non ascolta, il popolo può essere sottomesso per paura, ma il popolo ha bisogno di fare delle scelte. Il popolo può essere dominato, può essere soggiogato, ma quando invece ascolta un messaggio che dà vita, che dà libertà, ascolta questo messaggio. Ecco che il popolo rinasce allora. Quindi Gesù assicura che il popolo non le ha mai ascoltati. Loro hanno imposto il loro messaggio, loro hanno obbligato, ma non hanno convinto. Invece Gesù non obbliga, ma convince. Le sue parole sono parole convincenti, sono parole che trascinano, sono parole di amore, sono offre un rapporto, non obbliga un rapporto. Per questo Gesù non obbligherà mai, non imporrà mai, ma suscita un desiderio di relazione, perché Gesù viene a dare piena libertà. Se qualcosa è buono, non c'è bisogno di imporla. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà. Ed ecco l'esperienza che si fa. Gesù non viene a rinchiudere in un recinto e dire: adesso rimanete lì, mangiate di quest'erba e basta. Ma ci dice: aprite le porte del vostro recinto, girate ogni recinto, cercate il pascolo. È interessante, il termine pascolo in greco è nomè. E mentre il greco si gioca su questo termine, la termine legge è nomos. È interessante, andate a pascolare, cioè andate a vivere e ad assaporarvi dell'erba fresca, non della legge, ma di ciò che vi dà vita. Ecco, l'amore che alimenta la vita delle persone va preso fuori negli altri recinti. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ecco la parola molto forte che Gesù conferisce a questi ladri, a questi pastori. E c'è un crescendo di verbi: rubano, uccidono e distruggono. Lui invece è venuto a dare la vita e a darla in pienezza. Buona domenica ancora a tutti e vita piena, la sua per sempre. Thank you.